Cosimo. Maruzza. Te ne vai, c'è? Sì. Sei contenta? Tanto. Hai gli occhi tristi? Chissà per quanto tempo non ci potremo vedere. Un mese. Non lo so. Te ne vai lontano. Dipende, partiamo questa notte. Quando potrò sapere dove vai? Ti manderò ad avvertire col solito mezzo. Più sei lontano e più mi sembra che tu sia in pericolo. È poco prudente restare in questa zona, specie dopo il colpo di oggi. Anche tu rischi troppo. Non ti faccio più salire quassù. Non hai paura, lo so. Adesso vado via. Giù deve essere finito tutto. Saro! Ecco. Vieni qua. Che vuoi, Cosimo? Accompagnala. Prendete la trazziera di Santa Eufemia, i soliti segnali. Va bene. Amen. Addio, Maruzza. Salò da Vassia. Dunque, tuo padre è stato mio fattore ed è sempre stato un galantuomo. Consiglio Vassia non dire cose di cui poi si debba pentire. Ricordati chi sono io. Tu mi manchi di rispetto proprio come Vassia se io fossi... Vassia ha la parola facile. Io no. Mio padre è stato suo servo. Io no. Insomma, ordini al suo banchiere di versare 10 milioni. Allora, secondo te, costa 10 milioni? Che c'è? Parla, parla. È morto un carabiniere. Avanti. E anche uno dei nostri. Chi? Sulla strada. Bossia mi è costato un fratello. Del bandito in paese, ma non possiamo. Gliel'ho detto anch'io, don Ferdinando, ma lui ha voluto preparare tutto lo stesso. Mi dispiace, ma che ci posso fare io? Signor Capitano, che c'è? La firma. Mettila lì e portami un caffè, per favore. Signor... Facendo del pietismo, quel bravo uomo del parroco si sbaglia. Qui, caro lei, per arrivare ad una soluzione bisogna che tutti si mettano bene in testa di rispettare la legge, altrimenti saremo sempre sul terreno del sentimento e delle belle parole. Giusto, giusto. Pronto? Sì, signor colonnello. Sì, signore. Sì, è qua, naturalmente. Subito. Dica. Ore 24, procura
Generale, commendator, commendator? Guarnieri, commendator Guarnieri. Ho capito. Signor sì. Altri comandi? Sta bene. Ecco qua, vede? È il comando che telefona. Il cadavere del bandito deve partire subito, a disposizione della procura generale, per l'autopsia. Bisogna che lei vada subito dal prete e gli dica che non si può. Sia gentile, ma gli faccia capire che noi abbiamo ricevuto un ordine preciso e che dobbiamo obbedire. Va bene. Mi dispiace di darle questa rogna, ma lei è la persona più adatta. Signor sì. Posalo lì. Perché? Il capitano? No, no. È arrivato un ordine dal comando. Il cadavere di Rocco Barrese rimane a disposizione dell'autorità giudiziaria. Va bene. L'altro non mi torni più. Che ci posso fare, mamma? Uno per uno se ne vanno tutti, se li porta via la mala sorte. Che hai saputo lassù? Niente. Sparavano lontano. Mi ha mandato via quando tutto era finito. È morto Rocco. Rocco? Cosimo no, se Dio c'è Cosimo no. Non ce lo mettere Dio in queste faccende. Portati la croce e sta zitta. Quando Cosimo lo saprà? Già lo sa. Ma gli hanno ammazzato il fratello. Se a giudizio non farà niente. Qualcuno deve finire per il primo, se no diventa l'inferno. Che c'è, Fulvio? È tornata quella giornalista straniera. Buonasera, capitano. Cara signorina, mi sembrava di averle già detto che... Non del tutto, prego. Io desidero sapere se mi ha dato un consiglio oppure una proibizione. Faccia lei. Però si ricordi che andare in montagna ormai non è più un'avventura originale. Basta mettersi sotto un lampione e dire voglio andare in montagna. Lei ha voglia di scherzare, capitano. Per carità. D'altronde lei è convinta di fare il suo dovere, approfittando di quella gente per farsi un po' di pubblicità. Io sto facendo un'inchiesta seria. Perché in montagna non ci viene con noi allora? La farò accompagnare dal più bello dei miei sottufficiali. A me interessa il bandito. E allora se lo sposi? Io potrei protestare presso il mio governo. Voglio sperare che il suo governo si occupi di cose più importanti. Con permesso. Eppure, capitano, io riuscirò nella mia missione, a costo di farmi arrestare. Non me lo dica troppo. Arrivederla. No, di qua si va alle camere di sicurezza. Fulgo, accompagni la signora. Prego. Ferro? Comandi. Cerchiamo di non dare nell'occhio questa notte. Bastano due carabinieri di scorta. A che ci mando? Provvedi tu. Posso mandare Fasano? Sì. Purché la fidanzata non ti faccia rientrare in ritardo. Sì o no? Sta attento perché poi ti metto dentro, eh? Sì, sì. A che ora si parte? All'alba. Provvedi a far caricare il cadavere all'ultimo momento. Stia tranquillo, signor capitano. Thank you.
adesso andiamo a prendere Rocco. Tu muovetevi. Andiamo, presto, svelti. Se stiamo con quelli, questi ci arrestano. Se stiamo con questi, quelli ci ammazzano. Se ci facciamo i fatti nostri, siamo rovinati la strada. Scappati, carabinieri! Mamma. Sta calma, Maruzza, sta calma. Voi due sopra, tu stai lì. Il capitano vi vuole in caserma, subito. E sbrigatevi. La pignata dal fuoco la posso levare? Sì, ma fate presto. E allora? Accompagna la caserma. Ma che cosa volete da noi? Ve lo dirà il signor capitano. Andate. E di a tuo padre che non ti mandi in giro a quest'ora, capito? Che c'hai nel sacco? C'ho l'erba dentro. Vai. A te ti conosco, sei Francesco Berrillo. Passa. Va bene, Rita. Documenti. Sei stato a lavorare? Da Massaro Paolo. Tutto il giorno? Sì, tutti i giorni. Va bene. E tu da dove vieni? C'è scritto lì. Beh, fa meno lo spiritoso, amico. Rispondi. Charleroi, Belgio. Lavoravo in miniera. Tutto questo tempo? No, guerra, prigionia. E che vieni a fare qui? Torno a casa mia. Qualcuno di questi mi dovrebbe conoscere. No, a quanto pare... No, non si ricordano. Manco da 7 anni. Quelli non si ricordano neppure il padre e la madre. Su, fila. E tu? Burro Giovanni, di Francesco. Va bene, passa. Tu lo so, i documenti non ce l'hai, però ricordati che un altro al posto mio ti metterebbe dentro stasera. Vattene, va. Fai vedere. Hai visto mia madre, Maruzza? Li hanno portati via.
che state qui ad aspettare? Vi ho detto che per stasera non si può, se ne parla domani. E tu che vuoi? Hanno arrestato mia madre e mia sorella. Torna domani, questa sera non si può. Ma io vengo da fuori, non da Non insistere, peggio. Torna domani, l'ho detto. Quant'anni sono che non ci vediamo? 7. Ho lavorato fuori nelle miniere. E tu? Sì, ti piace? Ah, così si fa con l'amici, eh? Torni dopo tant'anni e non ti fai vedere. Ho dovuto passare in caserma per una pratica. Già, capisco. Che desoffettosi. Qui in paese tutto si sa. Allora sai pure perché? Ti ricordi di Cosimo? Sì. Respira aria di montagna. Sì, l'ho letto. Ha fegato, li sfotte. E tutte le ragazze sono innamorate di lui. Addio, Ciro. Dove vai? E c'è un ufficiale qua. Ma sai che c'ha la testa dura? Brigadiere! Io, mia madre e mia sorella qua dentro, ho il diritto d'entrare. Tua sorella e tua madre sono qua dentro, vuol dire che c'è una ragione, capito? È quello che voglio sapere. Zitto. Insomma, voglio entrare, sangue di Giuda. Ma vuoi entrare? Entra, 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 vieni, vieni, vieni. E già che fa il prepotente, mettilo dentro. Hai capito. Qui si sta perdendo del tempo, dal verbale. Possibile che nessuno di voi sappia dirmi almeno un nome dei responsabili? Ripeto che parlare è nell'interesse di tutti. Avanti. Tu non sai nulla naturalmente, vero? Tu. Non so più niente io. Tu? Non hai visto niente io. Sta seduto. Signor capitano, abbiamo fermato Turimineo. Ah. Portatelo nel mio ufficio quando ho finito con questi. Bene. E voi? Dico a voi. Non so c'è niente io. E poi vi lamentate. Bisognerebbe trattarvi da quello che siete. Conniventi e favoreggiatori. Portateli via. Il verbale me lo faccia battere la macchina in 5 copie. Poi me lo porti nel mio ufficio per la firma. Sì, sì. Per di qua. Le donne vengono avanti. Metti quella sedia lì e vai pure. Sì, sì. Avanti, avanti. Siedi, cosa vuoi? Sono Turimineo. Lo so, spicciati. Mia madre e mia sorella sono qui. Hai fatto la guerra? Pure la prigionia. E poi sono stato a lavorare in miniera. Allora ne hai viste e sentite parecchie. Puoi sentire anche questa. Tua sorella... è l'amante di Cosimo Barrese, e tua madre... No, porco mondo! Stai calmo! E non alzare la voce. Sono tutte e due accusate di favoreggiamento. Adesso le ho mandate a chiamare. Non facciamo scenate, eh? Avanti! Mettetevi a sedere lì. Tuo fratello sa già quello che doveva sapere. Rispondi. Quante volte Cosimo è venuto a casa vostra? Mai. È la ragazza che deve rispondere. Allora sei tu che vai da lui. Maruzza. Tu non sai niente, figlio. Anche voi come tutti gli altri. La scienza vuole che mia figlia faccia la spia. Voi siete complici di vostra figlia, invece di consigliarla per il suo bene. Non mi insegnarsi a fare la madre, capitano. Mamma. Io dico che nel nostro paese non si fa la spia. A Cosimo lo debbono prendere loro, perché le hanno mandati qui per questo. E quando lo prenderanno noi diremo che è giusto, perché si è sporcato le mani di sangue.
Ma lo debbono prendere loro. E non piangere. Accidenti, quando sono tornato. Capitano, mi ridia mia madre e mia sorella. Rispondo io di loro. Cosimo non lo vedranno più. Maresciallo, mi dia quel fascicolo. E riaccompagni le donne di là. E tua madre vi lascio liberi. Ma tua sorella no, mi dispiace. Resta a disposizione dell'autorità giudiziaria. Cerca di non sbagliare strada, almeno tu, giovanotto. Tutto a posto. Allora coscienza può andare. Fate sapere lassù che anche le miniere si esauriscono. Coscienza stia tranquilla, avrà tutto il nostro rispetto. Grazie. Coscienza benedica. Usa tarumala la coscienza. No, sapevano che avrei pagato. E mia moglie? A Paruna fece a denunzia cose questaro. Stasse tranquillo. Facciamo. Ah. E allora? Non c'è lavoro per me. Qui non c'è lavoro per nessuno. Quello stava meglio quando era all'estero. Almeno mangiavo due volte al giorno. Che ti ha detto? Cosa fare? Bisogna aspettare a guardare da Roma. Ma che è Roma? Dove siamo arrivati? Che uno non è più padrone di fare ciò che vuole con la propria roba. E questa me la chiamano democrazia. Dunque, torniamo a noi. Dicevamo che non c'è proprio niente da fare, almeno per ora. In seguito, se causa ci sarà, vedremo. Tua sorella si è messa nei guai, ma io a Palermo ho amici influenti. E intanto che devo fare? Niente, startene buono e chiedo. Mani pulite, giovanotto mio, come me. Mani pulite. Io a Cosimo l'ammazzo. Sì. Bravo. Si sono messi in mille per ammazzarlo. E ancora non ci sono riusciti. E poi metti pure che ci riesci. Risolvi il caso di tua sorella e di tua madre. Maruzza è una ragazzina. Mia madre... Lo vedi? Non sai più che dire. Giovanotto. A ciascuno il suo. Mani pulite, ricordatelo. Maruzza farà un po' di villeggiatura, naturalmente. Faremo in modo che ne faccia poco. O niente, magari. Vedremo. Mi vendo pure la casa, se occorre. Di questo ne parleremo dopo. Io non spoglio la gente. Chiedo l'onesto, vero Rosaria? Quello che dice l'avvocato Vangelo. Ma senti, mi conosce da 20 anni, bocca della verità. Grazie, rimango in debito con lei. E un giorno, in una maniera o nell'altra, me lo ripagherai. Mani pulite, ricordati. Va bene. Signor capitano, venga a vedere. Quello è il calesino del barone Locurcio, c'è sopra lui che torna. Si vede che ha pagato bene per essersela cavata così fresca. Glielo facciamo un biglietto d'invito a presentarsi in caserma. Se lo meriterebbe. No, vado io. Lo troverò certamente dall'avvocato Raineri. Signor
Che vogliono ancora questi quattro pezzette, eh? Al solo, gente mal consigliata. Credono di risolvere i propri guai occupando qualche pezzo di terra in corpo. Un bicchierino, barone? Non si vive più in questo paese, tra quelli di su e quelli di giù. Lasciatele fare, quando le avranno occupate, terra bruciata. Incominciano con la terra bruciata e poi si piglieranno tutto. Io vorrei sapere che ci stanno a fare tutti quei militari. Firmaiolo e buon a niente sono. E se ti rivolgi a quelli lassù è ancora peggio. Ti pelano vivo. Avanti. Signor avvocato, c'è una visita. Prego, prego, stino comodi. Si accomodi. No, grazie, vado via subito. Bentornato, barone. Capitano. A parte il fatto che lei avrebbe dovuto sentirsi in dovere di comunicarci il suo ritorno. Stavo per farlo in compagnia del mio avvocato, capitano. Capisco. Un bicchierino? No, grazie. Quanto ha dovuto pagare per ottenere la sua libertà? Io? Pagare? E chi ha pagato un centesimo? Mi hanno fatto le scuse, capitano. Si è trattato di un errore di persona. Ma guarda. Vuole forse che inventi una storiella per far finta di collaborare? No. Vorrei che almeno loro mi dicessero la verità. Se è così, tolgo il disturbo. Si ricordino però che loro sono la parte, diciamo, più evoluta del paese. Perciò più cosciente e responsabile. Ci pensino. Se qualcuno di loro ha qualcosa da dire, venga a trovarmi. Buongiorno. Buongiorno. Accompagni il capitano. Evoluti, coscienti, responsabili, e intanto siamo fregate da tutte le parti. Voi siete sempre bestie. C'è tante maniere di cavarsi dal mondo. Vicirella Gaetano, di Francesco. Mineo Maria, fu Filippo. No, aspetta, la ragazza non parte più. Torna indietro tu. Su, vai. Dentro non mi serve più. Fuori mi è utile. Questa sera la rimettete in libertà. Capito, le metto alle costole qualcuno che ha gli occhi aperti. Va bene, continua. Musumeci Pasquale, di Raffaele. Buon anno Antonio, fu Vincenzo. Attenzione, sono sorvegliata. Buona passeggiata, brigadiere. Buonasera. Che fai, Turi? Basta. Adesso parlo io. Dal cuore non me lo levi, Turi. È come se mi dicessero di non voler più bene a te. Ma sta zitta. Che hai fatto, mamma? Che hai fatto? Ci dovevi badare tu a Maruzza. Che ne so io di quello che è accaduto a te, figlio? Che ne sai tu di quello che è accaduto a noi? 7 anni, Turi. 7 anni. 7 anni. Andiamo!
vero tradimento. Quelli da sopra si erano impegnati ad impedire l'occupazione delle mie terre. Ecco qua come hanno rispettato i patti. Anche quelli sono inguaiati. A prendersi i miei soldi sono buoni. Ad impedire a questi farabutti, a questa gentaglia senza coscienza e senza rispetto, di spogliarmi non sono buone, ah! Calma, don Agatino, a salute ci rimette vossia. Fate presto voi a parlare, perché la terra non è vostra. Fate qualche cosa piuttosto, muovetevi! Avete forse paura? A meno che non siate d'accordo pure voi con queste pezzenti. Ma perché non ci va vossia, che certamente non è d'accordo con loro? Ma perché dice così? Perché siete una massa di incompetenti. Ma che dice così? Manca l'acqua, manca la strada, manca la luce, manca tutto. Come se non lo sapessi che mancano le scuole, gli ospedali, le industrie. E la miseria dei braccianti e dei zolfatari. Dove la miseria? Quella è miseria nera, avvocato. Già, e questo è il problema, amici miei. Ed è un problema che non si risolve occupando qualche pezzo di terra incolta che nemmeno potete coltivare perché è tutta pietra. E perciò bisogna, pur rimanendo nei limiti della legalità, intensificare l'azione di forza verso il governo. Sono 60 anni che i governi promettono. E non mantengono. Colpa vostra. Inchiodarete i voti ad uomini che non sanno mantenere le loro promesse. Va bene, avvocato, la prossima volta lo daremo a voi. E farete bene. Forse le cose vanno bene. Perché io mi batterò per questa nostra bella isola. E a Roma io dirò forte, signori del governo, noi siciliani siamo cristiani o siamo bestie? Bestie siamo, avvocato. Ah, no? Sangue di Giuda, uomini, e più lo saremo quando guidati e protetti da persone autorevoli. Ho capace, come definivo. Finalmente riusciremo a fare di questa bella terra un... avvocato, lei parla bene, ma con le sue chiacchiere mi ha mandato un figlio in montagna. Ne abbiamo 22. La guarda qua sulla sala! Ciao, Turi. Ehi, Turi, che te ne dai? Chiacchiere. Bisogna fare qualcosa, sennò questa terra muore. Che vuol dire muore? Io non muoio. Io sto bene. Fatti furbo anche tu. Se stai con l'occhio aperto e ci sai fare, rimani sempre a casa. Beh, io non la penso così. E non mi piace chi pensa così. Qui le cose sono sempre andate avanti in questo modo e i tipi come te non spostano niente. Passò Nino e disse che lui che vuole parlare. Ah, e quando? Domani mattina all'8 al bivio da Tastiera di San Ciro. Giorno o l'altro mi farete pizzicare. Corro più rischio io venendo incontro a coscienza. E ora si mette bene in mente. Ci occorrono armi e danaro. Se parli per me sei troppo informato per non sapere che me la passo un po' maluccio. Allora io direi... Non ho chiamato coscienza per sentire i suoi consigli. Appunto. Ma dal momento che mi chiedi... Siamo tutti stanchi di ascoltare parole. Quando nel passato lei faceva propaganda per convincere i giovani ad andare in montagna. In buona fede, figlio mio. Ma che figlio è figlio? Lei allora diceva che pur di aiutarci a far la Sicilia indipendente, si sarebbe venduta anche l'ultima camicia. E non l'ho fatto. E continua a farlo. Si venda anche... Cosa? E ci mandi quello che ci serve. Va bene. Proverò a persuadere Don Agatino, il barone e gli altri ad aiutarlo ancora. Affare vostro. Tutto deve essere qui sabato notte col solito sistema. Però, per la verità... Che c'è? C'è qualcuno che si lamenta perché non gli ha dato una mano per quella faccenda dell'occupazione delle terre. Non è più tempo di politica questo. D'accordo, sabato allora. Però non mi si tratta molto bene quassù. È che la sua faccia ci piace sempre di meno, caro avvocato. Non ho altro da dirvi. Che faccia e faccia? Sono un uomo d'onore io. A proposito d'onore, voscenza, se ricordi, che i traditori non hanno lunga vita tra noi. Capito?
fondatore. Salute, Gaetano. Dove vai? Vado su. Siedete un po', riposati. Il riposo fa bene alla salute. Ah, vai a caccia? Sì, dei passeri. E allora uno che volesse andare su, no? La strada è di tutti, però la salita è un po' dura. La discesa è più facile. Già. Ma a me le salite mi piacciono. Fumi? No. Lassù l'aria è buona. Chi c'è venuto la respira e sta bene. Lasciami passare. Allora non la vuoi capire? Vattene via. E vattene! Di' a Cosimo che un giorno o l'altro ci arrivo lassù. Diglielo. Anche coscienza è andata a respirare aria buona. L'aria dell'estero ti ha fatto diventare ficcanaso. Brutto vizio dalle nostre parti. Povera mamma, non si è scordata di niente. Ha detto che se ti serve altro lo dici a me. Come sta? Beh, è cambiata. E mio fratello? È cambiato anche lui. Ditegli che non se la prenda con Cosimo, la colpa è tutta mia. E chi ha il coraggio di parlare fuori di te? Perché mi odia? Perché? Addio, Carmelo. Addio. Questo lo dai a Peppe il macellaio. Sono 50.000. Io direi che il resto glielo mandiamo. Che hai, Maruzza? Che c'è? Rimpiange la tua casa? No. Ci vuole coraggio a vivere quassù, lo so. Ma vedrai, cambierà pure per noi. Cambierà in meglio, in peggio, che me ne importa. Quando sono venuta quassù sapevo quello che mi aspettava. Devo imparare a dimenticare gli altri. E tua madre? Anche lei. Le farò sapere di non mandarmi più niente. È meglio per lei e per me. Maruzza, Maruzza. Campare qua un inferno è diventato. Esagerazione. Se anche lei non ha niente da rimproverarsi, non vedo perché... Andiamo, Don Ciccio. Non facci suo santocchio pure con me. Se lei è tranquillo, tanto meglio. Vuol dire che ha ancora delle carte in mano. Tuo linguaggio non mi piace. Va bene, e allora gliene parlo un altro. Non voglio morire ammazzato e non voglio finire in galera. Due idee ugualmente buone. Se come avvocato... Come avvocato no. E allora come amico? Ecco, come amico. Non voglio, non posso più compromettermi con quegli amici della montagna. Per quello che rendono poi. Ma la vuol capire che questi sono affari suoi? Io non c'entro. Che cosa mi va raccontando? Giusto. Lei non c'entra. E allora... Se io compro grano per regalarlo a quelli là sopra, lo faccio forse perché il grano mi avanza. Lo faccio per divertirmi. Ma insomma, che vuole? Mi aiutasse, avvocato. Lei ha influenze, amicizie. Faccia sapere che è arrivato il momento di lasciarmi in pace. Che non debbono mettere a repentaglio la mia libertà. Che non debbono minacciarmi nella vita, va. Libertà. Vita. Ma lei lo spavento. Ma guarda, le mie influenze, le mie amicizie, sono lo stesso uguale come le sue. Io mi limito a prendere atto del suo rifiuto. Che faccia tosta la sua, avvocato. Lei ha dimenticato tutto. I discorsi che mi faceva nel passato per convincermi ad aiutare quella gente. I milioncini che mi spillava per sostenere la santa lotta, parole sue. Basta. Lei non ha nessuna prova per sostenere accuse così infami. Questo lo dice lei. Qua dentro c'è tutto. Date e cifre. E c'è pure un suo bigliettino, se lo interessa. Scritto e affermato da lei. Un bigliettino che non dice niente. Ah sì? Lo vedremo. Perché sa che faccio io ora? Vado a mettermi sotto la protezione dei carabinieri. E se mi interrogano, se vogliono sapere, dico che io sono un pezzo di farabutto. Ma che lei... Lei, avvocato, che dovrebbe conoscere il codice meglio di mia, lei gli è tre volte farabutto. Bravo. E si sbrighi. Vada, vada.
Lei pagherà tutto, vedrà. Che voleva? Carabinieri, il capitano è in caserma. Sì. Grazie. Questa è una candela che si deve spegnere. Vai, vai, tira, tira. Maresciallo, la vuole subito, ecco, il signor capitano. Eccomi, ho finito, che c'è? C'è un morto. Chi? Don Agarino Santoro. Vengo subito. Avvocato. Eh? Ha sentito? Cosa? Hanno ammazzato Don Agatino. No! Don Agatino. Possibile. Un uomo così a posto. Ah, che modo. E già tutta quella confusione nel suo feudo. Tutta quella gente. Ma che uno non sia più padrone di difendere neppure la sua roba. Ah, che modo. Arrivederci, avvocato. Ti saluto. Ora bisogna pensare alla roba da mandare su. Tutto pronto. Appena scuro Gaetano si muoverà dal paese. Bene. Non sarà Gaetano, andrà un altro al suo posto. Chi? Uno nuovo. E perché? Cosimo si è fatto esigente, troppo. C'è un albero di fronte a casa mia che mi si piglia tutta la luce. Comincia proprio a farmi ombra. È troppo alto quell'albero, avvocato. Come lo tagliate? Ed io ci mando uno che ha una gran voglia di tagliarlo. Che vuoi? Vorrei parlarvi. Vieni, entra. Siede, Turi. E allora? Voglio vedere Cosimo. Vorrei vederlo anch'io, ma se viene l'ammazzo. Voi sapete come si fa per arrivare a lui. Fatelo avvertire che gli voglio parlare. Turi, non gli portare odio. Maruzza ci è andata volentieri con lui. E che ne sa Maruzza? È lui che non doveva rovinarla. Mamma si consuma di dolore per Maruzza. Da queste parti le madri non hanno fortuna. Già, quelle che hanno i figli scellerati. Cosimo, non è nato assassino. Ce l'hanno fatto le parole. Tu non c'eri quando gli avvocati parlavano di farla Sicilia indipendente e dicevano, è finita la miseria, vi daranno tutto quello che non avete mai avuto. È il loro mestiere di imbrogliare chi campa solo di lavoro. Adesso nessuno parla più. Tutte se ne lavano le mani. Loro sono galantuomini. E mio figlio è un malvivente. Voi siete una madre. E mi consumo di dolore come la tua. Un giorno mi porteranno anche lui con le scarpe sul petto e quelli che lo hanno rovinato non li toccherà nessuno. Non doveva prendersi Maruzza. Non si mette in mezzo chi non c'entra. Si volevano bene, Turi. È proprio per questo. Per il bene che le vuole. Doveva lasciarla in pace. E se voi non glielo dite... So io quello che devo fare.
Buongiorno, Turi. Mi dai una sigaretta? Grazie. Che c'è, nervi? Con un amico non hai bisogno di fare misteri. Io lo so che c'è in testa. A me non me ne importa, però dico che cose, ma in fondo è un uomo d'onore. Se tu riuscissi ad avere una spiegazione con lui da uomo a uomo... Già. Ho fatto di tutto per incontrarmi con lui, ma lui si nasconde bene, e qua... Certo che se ti fai vedere così nervoso, la gente non si fida. E forse fanno bene a non fidarsi. Se mi trovo davanti a Cosimo, non so quello che può succedere. Ah, fai male a parlare così. Anch'io avevo in mente di dirti una cosa, ma ora mi fa solo fantasia. Avanti, stavi lì apposta a aspettarmi. Ci sarebbe un'occasione. E se fossi sicuro che non farai sciocchezze... Parla. A Canuscia Fornace Calì? Sì. Ci puoi andare stanotte, dopo le 3. E di turno domenico. Digli, quando spegnete la fornace, al resto penserà a lui. Beh, non so perché fai questo. Però ti ringrazio. Perché lo faccio? Perché ti sono amico, ma ricorda, io non c'entro in questo affare, d'accordo? D'accordo. Quando spengete la fornace? Ma tu non sei Turi? Sì. Turi Meneo. Me lo avevano detto, sai, che è ritornato. Ma io non scendo quasi mai in paese. Ecco perché non sono venuto a salutarti. Dunque, ti manda Don Ciccio? Già, Don Ciccio. Benissimo. Stai bene attento, allora. Vai al bivio dell'acquedotto. Là troverai un uomo con un mulo. Fai quello che ti dice lui. Hai capito? Va bene. E se qualcuno ti domanda, ricordati che il mulo non ha pagione. Non sai di cui è. Hai capito? Ho capito. Armen hai? No, perché? Potresti fare qualche brutto inconcio. Tieni. Ma torna quando viene da queste parti. Vattinne, buona fortuna. Grazie. Ti saluto. Addio. Ti manda Domenico Calì? Sì. Sale per il canalone, ad un certo punto troverai una capanna. Se vuota, prendi il sentiero che conduce alle grotte. Se c'è un uomo, fai quello che ti dice lui. Va bene. Ti saluto. Sale in cima al canalone del Frascio. Se la civetta canterà una volta, attraversa la grotta e aspetta. Se la civetta canterà tre volte, scappa se vuoi. Buona fortuna. Grazie. Dai.
Fermo! Dove stanno le armi? Lo dirò a Cosimo. Lascia stare, Nicola! Sono qua, Turi. Ah, sei tu. Finalmente. Sarei venuto io, ma non si può. È giusto che sia così. I banditi e le donne loro devono star soli o in galera. Non ti rispondo, il perché lo sai. Aspettavo delle armi. E da me le aspettavi? Ma che vuoi allora? Fare i conti con te. Ti fai proteggere come una femmina. Andate via. Via tutti! E ora spara. Spara! Sei un farabutto. Sei stato tu? No, io no. Io sono venuto solo. Ehi, Mantoni. Maresciallo, passi da questa parte con i suoi uomini. Tu con quattro uomini resta con me. Gli altri con Maruzza ripiegassero alla portella dei giganti e mi aspettassero là sopra. Sta bene. E tu che fai? Vattene, non sono cose per te queste. Vattene, ti ho detto! E se ti ha mandato qualcuno, digli che un giorno o l'altro farò i conti anche con lui, hai capito? Hai visto? Due sono là. Sanguati, dammi il tuo. E vattene. Bomba!
tagliare tutto di dosso. Metti le manette subito. Indietro voi, indietro! Per oggi sono riusciti a scamparla. Ritorniamo pure. Domani li becchiamo a Portella, capitano. Speriamo. Avanti. Giù. Cieco, di a tutti che mi aspettano alla Pietra Rossa. Va bene. Com'è andata? Ho morto. Pino. Due prigionieri. Ciulla e Cuccia. Sai, oggi è venuto su Turi. Turi? Sì. Avrebbe dovuto portarci su delle armi. È andato via prima che arrivassero quei maledetti. Perché lo hai fatto venire? Perché lo mischi nelle tue faccende? Non l'ho fatto venire io. Aspettavamo un altro. Non mi devi ingannare, Cosimo. Non lo sapevo, ti ripeto. Basto io, capisci, a rovinare la famiglia. Come te lo devo dire, Maruzza? Lo devi lasciare stare, questo ti dico. Altrimenti... meglio in galera che con sé. Fatta zitta, stupida! Così non mi vedi più, non mi vedi più! E va bene, vattene. Vattene, lasciami crepare da solo. Ma anche tu non mi vedrai mai più, sangue. Cosimo! Non so chi l'ha mandata su, ma ci deve essere qualcosa di losco. E se è stato chi penso io... Cosimo? Se te ne fosse andata, l'avrei sparato. Bell'amore. Bello, sì. Più grande d'ogni cosa. Animo. Un giorno o l'altro ce ne andremo tutti dalla Sicilia. Sì. O in galera o in paradiso. Ma prima... prima ti sposo. Ne vuole ancora acqua calda? No. Ha saputo? Zitto. Parla. C'è stato uno scontro con i carabinieri. Hanno sparato fino a poco fa. Dicono che due... chi sono? Più tardi lo saprò. E dove andate? Non si può, non si può! Ma che barriere sono queste? Cosimo è vivo. E io pure. Mi fa piacere. Non credo. Parliamoci chiaro, avvocato. Se andai su, fu per chiudere una partita mia e non vostra. Ma di quale partita mi stai parlando? Voi mi capite benissimo. E statemi bene a sentire, Don Ciccio. Mandalo via, che è meglio. Andiamo, Turi, non fare sto pezzo. E levati di mezzo. Ma faccio quello che mi dice Don Ciccio. Lo so, lo so. È un pezzo che lo capisco. Ma insomma, che cosa vuoi da me? Che c'è qualcuno che deve pagare, avvocato. Io e la mia famiglia abbiamo pagato già troppo e sappiamo a chi presentare il conto.
Ora o ci pensate voi a farmelo saldare o ci penso io. Non capisco di che stai parlando. Di Cosimo, di voi e di tutti gli altri che hanno a che fare con voi. Qualcuno ti ha informato male, Turi. Maruzza deve uscire salva da questa storia. Almeno lei. Capito? Sentite, giovanotto, una cosa vi dico da avvocato. State calmo e tranquillo. Le situazioni possono cambiarsi, possono maturare. Mi sono spiegato? No, e non mi importa, avvocato. Ciò che conta è che io mi sia spiegato bene. Ricordatelo. E chi deve pagare, pagherà. Questa è un'altra candela che si deve spegnere. Una cosa è certa, che tutte le strade false di questo paese passano di là. Ecco il rapporto aggiornato. Torna il barone e va da lui. Don Agatino va da lui e poi l'ammazzano. Torna Turi Mineo dalla montagna e va da lui. A proposito, bisogna tenerlo d'occhio quel Turi. Sì, signor capitano. È bravo avvocato. Ha fatto collezione di tessere. Destra, sinistra, amico dei tedeschi prima, degli americani poi. Ha fatto anche il separatista. Gli manca la tessera della montagna. Ma quella gliela do io ad honorem. Bisogna avere una prova sicura contro di lui, Fulgo. Perché non risponde? Gloria al Padre, al Figliolo e allo Spirito Santo, così era in principio e questa sera per tutta l'eternità. Proprio per Natale, non c'è che dire. Ce ne sono state di peggiori, Michele. Gesù bambino, c'è che sorte è diventato. Smettila di bestemmiare. Non si abbandona un paese così, qui non se ne può più. E lei lo sa. Sia fatta la volontà di Dio. Permesso, siamo dato Gesù Cristo. Sempre se l'ho dato, che c'è? Gna Rosa sta morendo e la vuole. Quale, Gna Rosa? Quella del frantoio. Ma se stamattina stavo a Benone? Si è presa un calcio dal muro. E sta morendo? C'ha gli occhi rivoltati e chiama Don Ferdinando, Don Ferdinando. L'olio santo. Ecco, così. Dallo a lui. A parte l'inferno che c'è per i bugiardi, ho certi schiaffoni di riserva che lasciano il segno, Chiamone me. Torno subito. Buonasera, reverendo. Buonasera, padre. Ah, questo è di Natale, poi. Oh, una moribonda. Ci vuole anche di Natale? Purtroppo. Buonanotte, reverendo, auguri. Buonanotte, buonanotte. Grazie. Brigadiere, non le sembra un po' strano? Certo che sì. Ti vado un po' dietro. Sì. È Gna Rosa che sta male, vero? Bravi. Ci perdoni l'inganno, padre. Che volete da me? Lei mi ha battezzata, padre. Mi sposi. Ma guarda, prima un inganno e adesso addirittura un sequestro di persona. Anche tu, padre. Che c'è? Tu fai morire tua madre e stai compromettendo tuo fratello. Altro che matrimonio. E voi lasciatemi passare. E lo so chi siete. Saro e Giovanni Scalini. E adesso, se credete, sparate. Padre! Maruzza aspetta un bambino. Mi sposi, padre. Non per me, ma per la mia creatura. Ci sposi, padre. Io e Maruzza andremo in America.
e le manderemo tanti soldi da tirarci su una chiesa nuova. Figlio, nella migliore delle ipotesi andrai in galera tu. O all'inferno, lo so. Ma mio figlio, che c'entra? Se mi ammazzano, padre. Cosimo! Venite avanti. Vi ho battezzati. Datevi la mano. Grazie, padre. Siamo circondati. I carabinieri, ci sono i carabinieri. Dove l'hai visti? Stanno dietro la casa, ne ho visti due. Soltanto? Mi pare che ne salgano altri sulla giazzera, ma sono ancora lontano. Avanti, via, muovetevi! Padre, l'affido a lei. Attimo, Cosimo! Cosimo, non mi lasciare! Non voglio venire dentro! Dove sono? Mi pare di averli visti venire da quella parte. Nessuno spari. Seguiamo il costone dalla montagna. Sono scappati, abbiamo fermato la ragazza. Tu con quattro uomini blocca la via della montagna. Mandami tre carabinieri. Io penserò a bloccare quella del paese. Non rispondete! Avanti, disperdetevi! Voi di là! Fermati, corrimo all'ospedale! Che vuoi? Don Ciccio ha mantenuto la promessa. Cioè? A casa Calisci c'è qualcuno che ti aspetta. Maruzza! Non perdere tempo. Vai. Turi, Turi, dove vai? Peppi, andiamo via. Bene, andiamo in chiesa. Due rimanete di piantone. Faccia avvertire subito il pretore. Brigadiere,
Calma, dietro, dietro la gente, che nessuno si avvicini. Via, dietro voi, dietro. Avanti. Vattene via, assassino! Io assassino! Sono un uomo! Tu sei uno schifoso! Ma lo troverai un giorno o l'altro. Ti fa la pelle! Io assassino! Sono un galantuomo io! Tu lo sai! Giro! Voi mi conoscete! Sono un galantuomo! Ho le mani pulite io! Sono puliti. Sono puliti. Sono puliti.